The Show. Non sei abbonato a The Show Plus. Allora sicuramente non avrei visto in cambio di più soldi le Olimpiadi del Coraggio. E neanche IEN Plus caccia all'uomo con taser. E figuriamoci la Cactus Roulette, il ritorno del dolore fisico. Vabbè, non lo sto neanche a dire di Team The Show Reat Plus, reagire al porno in realtà virtuale. Dai, abbonati, sei ancora in tempo. Basta cliccare qui sotto, su abbonati o sul link in descrizione. Perché Jaser è chiuso in questo minuscolo bagno di un treno? E perché sta parlando con il controllore? Ma soprattutto, perché ci sta gonfiando una poltrona? Per rispondere a una domanda ben precisa. Si può fare? Ci siamo chiesti. Si può viaggiare da Milano a Napoli chiuso in un bagno senza biglietto? Per capirlo, abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Ciao Jaser, si può fare Milano-Napoli chiusi nel bagno di un treno? Sono 5 ore di viaggio, però credo si possa fare per il biglietto. Infatti Jay, tu non avrai il biglietto. Andremo a verificare se l'antico vecchio metodo di tutti gli scrocconi di chiudersi in bagno funziona anche sull'alta velocità. In quel caso mi becco una multa, no? No, impegnati a non beccarla. Ciao. Vai giù, come si spera? Oh. Ciao, io sono Jaser e stiamo per scoprire se fare un viaggio chiuso in bagno da Milano a Napoli si può fare, ovviamente senza il biglietto, però... Nonostante io sembri fresco e riposato, erano le 5:30 del mattino. Avevo infatti deciso di prendere uno dei primi treni che da Milano Centrale raggiungesse Napoli. La mia valutazione era che si trattasse di quello meno affollato e quindi dello scenario con maggiori probabilità di successo. Dai che ce la facciamo, andiamo. Una volta raggiunta la stazione mi sono diretto a passo deciso verso il primo problema della giornata. Ah, non si fa dentro? Nelle grandi stazioni il biglietto non serve solo per salire sul treno, ma anche per accedere all'area dei binari. Quindi, viaggiare da Milano a Napoli nel bagno di un treno senza biglietto, si può fare? No, perché non sono nemmeno riuscito ad arrivare ai binari. E questa sarebbe stata la fine del video se io non fossi un abile gestore di imprevisti. Fortunatamente ho elaborato velocemente un piano geniale. Ho raggiunto le macchinette e ho preso il biglietto del regionale più economico che ci fosse. Mi serviva solo per superare i controlli. Non me lo ha nemmeno guardato. Bastava tentare un altro ingresso e magari mi andava bene. Vabbè, l'importante era aver superato i controlli. A quel punto mi sono diretto convinto e sicuro al binario del mio treno. E in realtà non ho il posto sedere, quindi non posso entrare e prendere posto. Aspetta. Quando sta per partire, entro, mi chiudo in bagno. Questa è la mia strategia. Funzionerà. Ha fatto segno che è ora di partire. Nell'esatto momento in cui ho chiuso la porta del bagno, uno dei controllori è passato davanti. Ma fortunatamente non ha fatto caso a me e la mia missione era finalmente iniziata. Invitiamo eventuali viaggiatori sprovvisti di biglietto valido a farlo presente tempestivamente al train manager. Ottimo. Sapevo e ricordavo che i bagni dei treni sono piccoli, ma questo è estremamente piccolo, cioè sembra il bagno di un aereo. E niente, ora devo capire cosa fare per le prossime 5 ore. Sarà molto noioso. E invece non c'è stato nulla di noioso, purtroppo aggiungerei. E presto, appena la situazione inizierà a degenerare, capirete perché. Ma torniamo a quando ero ancora tranquillo nel mio mezzo metro di bagno. Siamo partiti da 20 minuti. Il problema è che io ho l'ansia che da un momento all'altro il controllore, pam, sblocchi la porta ed entri. La mia più grande preoccupazione è che qualcuno vada dal controllore a dire: guardate che il bagno è occupato da troppo tempo. Dentro di me era in corso un conflitto esistenziale. Come si vede dalla telecamera che ho messo in bagno, una parte di me era eccitata e divertita dalla situazione, l'altra in totale ansia. Essere scoperti significava dover gestire una situazione davvero scomoda. Ah, tra l'altro, se volete vedere qualche video un po' divertente con qualche effettino di montaggio, vi consiglio di seguirmi sul mio profilo Instagram. Ho visto questo trucco per mettersi la mascherina con una sola mossa. Tiri e... funziona! Ma che figata! L'avete fatto? Bravissimi. Torniamo in bagno. Che detto così è un po'... Torniamo a noi. È arrivato il momento di tirar fuori il mio primo gadget. Questa volta però ero arrivato preparato. Avrete notato che dall'inizio del video indosso un capiente zaino militare. Visto il disagio che solitamente vivo in questo tipo di situazioni, avevo deciso di affrontare questo si può fare come fosse una missione militare. Dopo approfondite ricerche, prima di partire ho riempito il mio zaino con una serie di strumenti di sopravvivenza, molti dei quali presenti negli equipaggiamenti delle forze speciali di tutto il mondo. Era il momento di sfoderare il primo. Una poltrona gonfiabile per stare più comodo. La comodità
mentalità è fondamentale quando si affronta una missione carica di stress e tensione come quella che stavo vivendo. Non mi restava che estrarre la poltrona, cercare di non distruggere la videocamera. Porca vacca. E gonfiare il mio giaciglio. Semplice, come previsto. Mi sento svenire, mi sta girando la testa. Ci metterò una vita. La poltrona era gonfia, ma completamente inutile. No. Gonfiandola senza accorgermene, avevo raggiunto la prima fermata del viaggio. Siamo in arrivo nella stazione di Reggio Emilia AV Medio Padana. Ne mancavano solo 4. Che schifo, ha toccato dentro. Ma proprio quando stavo iniziando a pensare che le cose stavano andando per il meglio, qualcuno ha toccato qua. Avevano bussato alla porta del bagno. Poteva essere il controllore. C'è gente qua fuori. Così ho preso in mano la situazione. Ero preparato anche a questa evenienza e mi ero studiato un modo geniale per uscire dall'emergenza. Una frase in codice militare, ovvero: sì, occupato. E infatti, Il fischio della partenza. Constatato che era inutile, ho sgonfiato un po' la poltrona e l'ho usata come cuscino. E ormai, superata anche Bologna, la seconda fermata, era il momento di estrarre dal mio zaino militare il secondo elemento del mio infallibile equipaggiamento: la razione K. Colazione del mattino. 2 tavolette di cioccolato, urca. Da Wikipedia. La razione K, in inglese K-Ration, è un pasto militare giornaliero introdotto negli Stati Uniti d'America nel 1942 nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Inizialmente intesa come razione da utilizzarsi per brevi periodi da parte di unità mobili, era suddivisa in 3 moduli separati per colazione, pranzo e cena. Ebbene sì, raga, questa volta avevo preso le cose molto seriamente. Ero un vero e proprio agente delle forze speciali. Non penso che nel 1942 gli americani avessero il tè al limone ristora, ma l'ho preso su Amazon e questo kit si chiamava Razione K, quindi deve essere per forza quello delle truppe americane. Proviamo la cioccolata. Biscotto dolce. Sembra più una schiacciatina. No, una sfogliatina sembra. Comunque la colazione non era affatto male e nel frattempo avevo raggiunto anche la terza fermata. Siamo in arrivo nella stazione di Firenze Santa Maria Novella. Forze armate, razioni viveri da combattimento. Da combattimento. Questa sì che roba seria. Questa non mi è mai piaciuta, mai. Sì, ragazzi, c'era la Simmental. Vi immaginate un combattente che mangia la Simmental? Ormai era chiaro, mi avevano truffato. Guardiamo il lato positivo. Non era la razione K originale, ma sicuramente era decisamente più buono di quello che mangiavano gli americani nel 42. Minestra di pasta di fagioli. Cosa voleva dire? Ogni rumore o suono che sentivo aumentava il mio già altissimo livello d'ansia. Dovevo godermi quell'ottima pasta e fagioli. Ottima. No. È stato tremendo, mi ha disgustato. Poi, proprio quando avevo appena finito di mangiare, la situazione ha iniziato a precipitare. Così ho usato nuovamente la mia infallibile frase in codice militare. È occupato. Ma la risposta che arrivava dall'altro lato della porta del cesso che mi separava dal mondo stava per raggelarmi il sangue. Era l'ultima cosa che avrei voluto sentirmi dire. Ah, scusate perché sto un po' male. Troppe bussate nel giro di pochi minuti, un suono che non avevo mai sentito prima d'ora e qualcuno che si era accorto che il bagno era occupato da ormai più di 3 ore. Non avere idea di cosa stesse succedendo fuori mi stava facendo impazzire. Potevo solo ipotizzare il peggio. Mi sa che stanno andando a chiamare il controllore. Che ansia, non so cosa fare. Sì? Come in una missione in territorio nemico, dovevo agire e agire in fretta. Con maestria e piagnucolando. Un secondo, per favore, che ho un problema di stomaco. Ho preso tempo. Sì, un secondo che... Sì. Tranquilli ragazzi, il mio zaino conteneva un'arma segreta, un potentissimo artefatto ormai illegale in più paesi europei, acquistato esattamente per affrontare una situazione come questa. Uno spray alla scorreggia.
odore di furbizia. Il piano era semplice: spruzzarlo nel bagno fino a completa saturazione dell'aria. La mia voce piagnucolante e l'insopportabile odore di cacca avrebbe convinto il controllore che esisteva un valido motivo per cui ero chiuso in bagno da Milano: una fulminante diarrea. E a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quando ero appena entrato nel bagno. Sa di uova marcia. No, ecco, non è uno di quei momenti da youtuber storyteller in cui si torna indietro per far vedere una cosa figa. Devo rivelarvi una cosa, mi imbarazza un pochettino. Il fatto è che, non sapendo quando il controllore avrebbe bussato, ho avuto la brillante idea di spruzzare lo spray puzzolente ad intervalli regolari. Appena entrato in bagno, mentre aprivo la poltrona, appena gonfiata la poltrona, la prima volta che avevano bussato, mentre sgonfiavo la poltrona e subito dopo aver mangiato la razione K. Ecco, vi assicuro che un solo spruzzo di questa bomboletta emana una puzza di cacca insopportabile. Il lato positivo di averla spruzzata ogni 20 minuti è che ormai ero immune, ma soprattutto ero pronto per affrontare il controllore. Ho un problema di stomaco che continua a... Non riesco a... No, è che ogni tanto prendo, ho mangiato qualcosa di pesce e sto continuando a... avere problemi di flatulenza. Dove scende? Io devo scendere a Napoli. Mettiti magari nel vestibolo, così sei vicino al bagno. Se vabbè, la fa semplice lui. Mettiti nel vestibolo. Certo, se mi metto nel vestibolo, la missione fallisce. Dovevo a tutti i costi trovare un modo per rimanere dentro. Preferivo rimanere qua per essere più sereno. Dentro il bagno non puoi rimanere però, per quel viaggio. Non si può. Abbiamo appena avuto la risposta alla nostra domanda. Fare tutto un viaggio chiuso dentro ad un bagno ufficialmente non è consentito. Però io avevo la diarrea fulminante. Dove sei seduto? Che carrozza? Sembra carrozza 4. Qual è il cognome? Baggio. Vai, vedi un attimo se stai fuori è meglio, per te lo dico, perché se no lo respiri. Almeno lo spray aveva funzionato. Vi giuro, non potete immaginare la puzza che usciva da quel bagno. Sono sicuro che anche il controllore si era reso conto che fosse irrespirabile, ma dovevo fornirgli un ulteriore motivo per rimanere dentro. Il mio imbarazzo è che ogni tanto mi scappano, cioè nel senso che ho problemi di flatulenza. Capito. Non voglio creare un odore pestilenziale e mi imbarazza davvero tantissimo questa cosa. Quindi per quello preferisco rimanere chiuso in bagno, così so che non do fastidio a nessuno con la puzza. Sì, okay. Sarà. Grazie. È successo che ha funzionato! Scordatevi i miei fallimenti con la security dei video precedenti. Ero chiuso in un bagno da quasi 4 ore senza biglietto e il controllore mi aveva appena lasciato andare. Il controllore non mi ha detto niente. Sei preoccupato per la mia salute, molto gentile. Potremmo farcela, cioè non penso che ormai mi sbatta fuori. Ma abbiamo instaurato anche una sorta di amicizia, di fiducia reciproca. Dopo una mezz'oretta, quando ormai mancava più o meno un'ora, proprio mentre stavo dando un'altra rinfrescatina all'ambiente, di nuovo il controllore. Ecco, era arrivato il momento in cui mi avrebbe fatto la multa e fatto scendere dal treno. Ti posso chiedere se puoi cambiare almeno bagno? Mi sistemo e cambio bagno, va bene, ok, grazie. Ma come? Vabbè, non capivo il senso della richiesta, ma chi se ne frega? In fin dei conti io dovevo fare il viaggio in bagno, non nello stesso bagno. Quindi la missione continuava. Ormai per me era tutto in discesa. Tranne lo sgonfiaggio della poltrona. Quella rimaneva un'operazione estremamente complessa. Io non riesco a mettere via sta roba. Come lo piego? Oddio. Sta c***o di poltrona si è rivelata un fallimento sotto ogni punto di vista. Vinta la battaglia con la poltrona, non mi restava che trovare un altro bagno in cui rinchiudermi. Ah, questo è fuori servizio? Ah, ok. Codo per il bagno? Sì. Ma ci sono tutti quanti i bagni occupati, cioè non capisco come sia possibile. E mentre cercavo una soluzione mi sono imbattuto nuovamente nel controllore. Per evitare che mi chiedesse il biglietto, ho deciso che sarei stato io a rivolgergli la parola per primo. Non c'è un bagno che è più o meno sempre agibile? Un bagno tutto per te, io purtroppo non te lo posso garantire. Non dovresti proprio essere a bordo, perdonami. Dovrei proporti di scendere a Roma e di non continuare neanche il viaggio. No. Come scendere a Roma? Calmi tutti, un attimo. La cosa positiva era che mi aveva proposto di scendere non perché sospettasse che io fossi senza biglietto, ma perché credeva che a causa della mia diarrea fulminante io non fossi nelle condizioni di continuare il viaggio. Respiriamo. Dovevo solo mostrarmi deciso. Il mio alla fine era un banale problema intestinale. Però in realtà se scende peggio, perché poi non so dove andare. Cioè non arrivo più a casa. Tra la carrozza 3 e la 2 è meglio. Ce ne sono due vicini. Ah, ok, quindi
magari posso alternare. Ok. E aveva funzionato ancora. Sì, vai. Così mi sono diretto tra la carrozza 2 e 3 e sono entrato nel primo bagno libero. Sembrava andare tutto per il meglio, tranne per il fatto che periodicamente qualcuno cercava di entrare. Cioè, è già la terza persona che prova ad entrare. Devo cambiare a breve, mi sa. Pettino, dai, sì. Ti spiego il nuovo piano. Manca un'oretta all'arrivo. Mi sono messo un timer ogni 15 minuti circa. Cambio. È un'ottima tattica. Cambiamo bagno. Change. Scusa, per il bagno? Ok. Per il bagno? Sì. Ok. Oh, ma non è che su sto treno stanno tutti quanti usando la mia tattica? Non ho capito. È una maledizione oggi. C'è questo tizio che continua a entrare a rotazione in tutti quanti i bagni, pensa a fare dei controlli. Quindi dopo un po' che sto lì, mi becca per forza. Questa cosa non mi permette di rimanere chiuso serenamente in un bagno. Ma lei cos'è che fa? Fa il check dei bagni? In realtà, parlando con il ragazzo, ho scoperto giustamente che il suo compito era quello di igienizzare periodicamente tutte quante le toilette. Un servizio di grande qualità per un viaggiatore. Pessimo per la mia missione. 25 minuti siamo arrivati. Ultimo step. Posso assicurarvi che questa volta non serviva, ma ci avevo preso gusto. 40, in teoria ce l'abbiamo fatta. Non ci credevo nemmeno, era fatta! Sì! Olè! Un attimo. Oddio, ho esagerato. Ah, oh. Sento che sta rallentando, ho sentito i freni. Ho sentito le porte. Ora non mi restava che scendere. No, 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 no. Riapriti. Oh, non è semplice come sembra aprire queste porte automatiche. Siamo arrivati a Napoli. We did it. E vi dirò, il dolore intestinale credo che mi sia passato. Ce l'avevo fatta. Le cose erano andate esattamente come avevo pianificato. Il kit di oggetti che avevo studiato e infilato nello zaino aveva funzionato. Tutto ciò sembrava impossibile. E infatti lo era. Aspettate, torniamo a me che ero appena arrivato a Napoli e convinto di avercela fatta. Amici, ce l'abbiamo fatta! Tecnicamente la missione era Milano-Napoli chiuso dentro ad un bagno. Su 5 ore avrò fatto 4 ore e mezza in bagno, abbondanti, pieno di gente, con pochi bagni, erano tutti occupati, cioè, però non mi ha chiesto il biglietto. La missione è più che riuscita, quindi io direi che adesso possiamo festeggiare con un po' di buon cibo napoletano. Mi avevano detto di darti questa in caso di emergenza, amo. Però questa non è un'emergenza. Quella che avete appena sentito è la voce di Alberto del team di The Show, che mi ha seguito durante tutta quanta la missione e significava solo una cosa. Allora, ogni volta che mi arriva una busta non è mai per una cosa così bella, è sempre qualche fregatura. Biglietto e un numero di telefono. Che palle, dai. Ciao Geyser. Ah, ciao. Se stai chiamando questo numero significa che la tua missione è fallita e che quindi sei in emergenza. No, io adesso mi trovo a Napoli, Non sei con il controllore? No. Quindi missione compiuta? Ti direi di sì. Perché doveva darti quella busta nel momento in cui stavi per prendere la multa? Perché in realtà il controllore non mi ha mai chiesto il biglietto, quindi non c'è mai stato il bisogno di doverli... Ah beh, allora perfetto, è venuto, perché ovviamente noi abbiamo qui il tuo biglietto a nome tuo. Era pensato che chiamavi, ti dicevo il codice del biglietto così non prendevi la multa, perché in realtà ce l'avevi un biglietto. Avevamo noi il tuo biglietto. Ok, ma aspetta un secondo. Il biglietto era a nome mio? Sì. Io non sapevo che voi avevate preso un biglietto a nome mio, perché in realtà il controllore a un certo punto mi ha chiesto come mi chiamavo. Cognome? Baggio. No, allora è risalito al biglietto. Ed ecco spiegato perché il controllore non mi ha mai chiesto il biglietto. Non è perché l'avevo fregato, semplicemente lui sapeva, a differenza mia, che il biglietto lo avevo. Ma porca... Allora hai fallito. Porca vacca. Ma scusa, secondo te se non hai il biglietto poi ti lasciano stare? Cioè, magari ha pensato questo sta male, sì, ce l'avrà il biglietto, non siamo qua a infierire. È tipico dei controllori. Vabbè, magari. Hai fallito, sei a Napoli, vedi tu. Andrò a consolarmi col cibo. Volevo mangiare per festeggiare, invece mangio per desolazione. Va bene. Ma io non volevo dimenticare. Arrendersi non era contemplato. Mangiando una delle pizze più buone della mia vita, dopo 5 ore chiuso in un bagno, i più reconditi cassetti della mia psiche sono stati aperti e rivoltati dagli inebrianti sapori della città alle pendici del Vesuvio.
Una persona vive tre vite. La prima termina con la perdita dell'ingenuità. La seconda con la perdita dell'innocenza. E la terza con la perdita della vita stessa. E quei sapori, quei rumori, quell'aria unica mi avevano dato la forza per elaborare un nuovo piano. Tra l'altro, se volete vedere cosa è successo dettagliatamente in quelle 5 ore a Napoli, trovate un vlog sul mio canale YouTube. Vi lascio il link in descrizione. Mi aspettava un altro viaggio di 5 ore in treno, quello di ritorno verso Milano. Passiamo la vita a chiederci dove condurrà il nostro viaggio. Il mio mi avrebbe condotto verso la vittoria. Dopo averlo elaborato nei minimi dettagli, ho messo in pratica il mio piano. Un nuovo binario, un nuovo treno, un nuovo bagno. Come avevo fatto a non pensarci prima? La soluzione era così ovvia. Bastavano la potenza ineluttabile di una parola e l'inchiostro tagliente di una penna. Partiamo con la missione di ritorno. Il piano è infallibile. Avendo messo il cartello guasto, penseranno che sarà rotto e ovviamente non entreranno. Per le prossime 5 ore quella porta rimarrà sigillata. E dopo esattamente 3 minuti... Che ha visto? Lei questa cosa scritta a guasto? No. Il controllore ha aperto la porta senza bussare mentre ero nella posizione più vulnerabile che esista, seduto a braghe calate sul water. Credevo di avere tempo. Perché lo dicono tutti? Come puoi averlo se lui ti imprigiona? Il mio piano infallibile aveva fallito. Di nuovo. Il ciclo era destinato a ripetersi. Avrei passato qualche ora in quel bagno minuscolo mentre gli altri viaggiatori avrebbero continuato a bussare ad intervalli irregolari. Occupato. Io nel frattempo ad intervalli regolari avrei spruzzato il mio spray alla scorreggia in attesa che il tizio vestito di verde dell'igienizzazione bagni sarebbe arrivato al mio. Capendo che ero occupato da ormai troppo tempo. No, no, perché ho un po' di mal di stomaco. Posso rimanere in bagno? No. Il biglietto di vista. La voce del cartello guasto si sarebbe diffusa. Il controllore sarebbe arrivato e mi avrebbe fatto uscire dal bagno, decretando così il fallimento della mia missione. A quel punto, a Milano, avrei ritenuto inaccettabile il fallimento. Avrei elaborato un altro piano infallibile. Avrei preso il primo treno, passato qualche ora in quel bagno minuscolo, dando inizio ad un nuovo ciclo. Sic mundus creatus est. Così mi sono seduto, ho aspettato il controllore e gli ho mostrato il biglietto inviatomi da Alessio Alessandro. In conclusione, viaggiare da Milano a Napoli chiuso nel bagno di un treno senza biglietto, si può fare? No, però meglio così, non si viaggia senza biglietto. In ogni caso abbiamo compiuto un'impresa ben più complessa. Abbiamo spezzato il ciclo, abbiamo evitato l'apocalisse. Ah, comunque, ragazzi, fatemi dire una cosa. Adesso Alessandro non sanno quello che sto per dirvi, quindi vi spoilererò una cosa che deve rimanere tra noi. Ad agosto il canale non si ferma, continueranno ad uscire video sia su The Show che su The Show Plus. Fermeresti un rapimento. Ma da settembre, e questo è il vero spoiler, tornano le candid. Quelle vere, quelle per strada, che Ale e Ale stanno girando da diversi mesi, roba di qualità. Poi non lo so, io non l'ho ancora vista però. Io comunque non vi ho detto niente, eh. Il 30 agosto voi date un occhio sull'Instagram di The Show. Fidatevi. Cosa succede il 30 agosto? Cosa succede il 30 agosto? Lascialo.